Allora, Alessia, continua a rimanere con me perché adesso è il momento di un ospite della serata. Lui è riuscito a venire qui a Bicoequense, quindi sarà con me su questo palco. Lo invito a raggiungermi, Young Glenn! Ospite internazionale tanto atteso. Buonasera, buonasera, benvenuto al Social World Film Festival. Good evening and welcome to the Social World Film Festival. Grazie mille per avermi invitato. Allora, prima di iniziare l'intervista, ci vediamo un tributo che appunto Salvatore Maglione le ha preparato. So before starting the interview, we have prepared for you a video clip about you. I served your father for many years. Let me show you what real evil looks like. Has Mr. Franklin ever told you what he did before he came here? No, sir. Liar! They're perfectly secure. The first time the Blue caught sight of these beings, I felt like Columbus discovering America. Blood of my blood. There are times when I look at you and I still can't believe you're real. You spied on her. Have you told her? I wanted to tell you first, Vanderman. This is the work of Tywin Lannister. He wants to divide us. If we're fighting each other, we're not fighting him. Please, Gallys. Sold my secrets to the man who killed my father and stole my brother's throne. You want me to forgive you? I have loved you. We should be better at saying farewell by now. Eccoci. Mi accomodo io lì. Ian, prego. Thank you. Ok, io me la giro un pochino verso di lui. Ok. Allora, dunque, nel
nel Trono di Spade, il suo personaggio, peraltro pilastro della serie, è un mentore per la protagonista, le sta sempre accanto, la consiglia, non la molla un attimo, le sta vicino. Sembra quasi l'opposto invece del ruolo in Downton Abbey, poiché lui è nelle mani di Lady Mary che lo manipola, lo tiene in trappola, e sembra quasi diciamo il lato buono e il lato cattivo dello stesso personaggio. Com'è stato lavorare a questi due ruoli che peraltro so sono stati quasi in contemporanea ai set? So in Game of Thrones, your character is one of the pillars of the series, and it's a sort of mentor, a point of reference for Daenerys, something who can always rely to. And it seems the exact opposite of your character in Downton Abbey, who formally support Lady Mary, but also manipulate her and keep her in check in some way. It seems almost a good and a bad side of the same character. So how did you approach to both characters that you play almost at the same time? Yes, it was strange to be in to be in Downton Abbey, and then very shortly afterwards in Game of Thrones. and they were both very strong, intense relationships with a strong female figure. And it was one of the reasons I really enjoyed playing both roles, because in both of them, in some ways, you were subservient to the woman. Or the woman was the guiding role that you were reacting to as a man, and this is too unusual in film, and it's a balance that needs to be addressed. But at the end of the day, as an actor, all you do is respond to writing, and if writing is good, then you find those qualities in yourself that are needed for either role. We're at the mercy of good writing. I'm ever so grateful to writers and directors for giving actors the chance to do what we do, because we're nothing without that communal experience that film or theater gives you. So sì, in effetti è stato molto strano recitare in Downton Abbey e subito dopo poi recitare un personaggio diverso in Game of Thrones. In effetti è stato un po' come interpretare un servo in entrambi i ruoli, un servo insomma delle tue protagoniste, quindi è un po' come reagisce un uomo di fronte ad una donna, ed è stato molto particolare per me interpretare questi due ruoli. Penso che comunque ci debba essere un equilibrio, e tengo a ringraziare ovviamente gli sceneggiatori per come hanno scritto i personaggi, e sono grato anche loro per aver dato la possibilità agli attori di sviluppare i personaggi e rendere comunque il proprio contributo. Ok, una carriera straordinaria, tantissime candidature, riconoscimenti di prestigio, tra cui appunto l'Orso d'Argento a Berlino come attore, come miglior attore per Un giorno nella vita, e poi un'esperienza in Italia sul grande schermo con appunto la regia di Roberto Faenza, in cui interpreta Carl Gustav Jung. Com'è stato lavorare in Italia? Com'è stata questa esperienza appunto con Roberto Faenza? So you have an incredible career with numerous candidacy and awards such as the Silver Bear in Berlin, and also the best actor in A Day in Life. Among your experience in the big screen, there is also one in Italy with Roberto Faenza, in which he play Carl Gustav Jung.
How was that experience? It was a very, very happy experience. It's unusual, and you know, the English language is strong globally, and it gives British actors the opportunity to work in many different parts of the world. You know, if I could be born again an actor, I would definitely choose to be born again a British actor, because we get opportunities that other European actors don't get. And I think if I was an Italian actor or if I was a German actor, I'd feel a bit put out by the opportunities that British actors get, just because of the English language. So one of those experiences was coming to Italy, and there's a very, very good filmmaker, Roberto Faenza, and the Italian sense of style is brilliant. They're very, very good with period. They're great art directors, great director of photography, costume, wardrobe, hair. These are the actor, things that are close to an actor are always really exquisitely done in Italy. And this was an unusual story, and it could have been shot in Italian and it could have been shot in German, but it was shot in English. And I felt very lucky to play the role. So it was a happy, happy time. I've got very fond memories. And I'm not saying it just because I'm here, but I do love the Italian people. I find you very warm, very open, very expressive. The British are very held and a bit colder and a bit drier. I like the emotionality of the Italians. I think you have the most beautiful country in Europe, I truly do, architecturally and in landscape. And you've always been very kind and welcoming to me as an actor, so yeah, I have very good memories. Innanzitutto ringrazialo. Thank you. Ti ringraziamo. Thank you for your ti ringraziamo answer. Per le tue parole. Ok, quindi è stata veramente un'esperienza molto felice, molto divertente, e credo di essere molto fortunato di essere un attore inglese, perché l'inglese è una lingua riconosciuta in tutto il mondo e dà molte opportunità, direi più opportunità rispetto a diverse lingue europee, quindi se dovessi rinascerei assolutamente un attore inglese. Ad esempio, gli attori italiani non avrebbero l'opportunità di andare in Inghilterra e girare in italiano come ho avuto io l'opportunità di venire in Italia e recitare in inglese. E devo dire che lo stile italiano è di alto livello, c'è un alto standard in tutti i dettagli, nella fotografia, nei costumi, nella sceneggiatura, nella camera, nella foto. E c'era una buona storia, ma ovviamente girare in Italia ha fatto la differenza. E amo il popolo italiano perché è molto gentile con noi, c'è un'emotività diversa e credo che sia il paese più bello in Europa. Can I just, sorry, thank you. I just wanted to say one little thing I was thinking. The British have always been quite well regarded as actors. They think the British are quite good at acting. And the Americans have always been very kind. We always do well at the Oscars and I think, what is it about the British temperament or the psyche? And I think for film, it's good because the British find it very difficult to say what they feel. There's always something hidden and held, and this is perfect for film. Film, in a close-up, you want to see an actor and there wants to be a different conversation underneath what you see. You want to, subtext is all what is happening underneath. And the British are full of what's happening underneath because we're so constipated. So it's good for film.
Ok, quindi gli attori inglesi, credo che gli attori inglesi siano molto bravi, ma contemporaneamente trovano difficile esprimere i loro sentimenti, quello che c'è davvero sotto un personaggio. E, gli inglesi insomma guardano, sono più alla superficie, diciamo, quindi credo che questo personaggio abbia dato molto per far emergere tutti questi aspetti interiori. Tanto cinema, tanta TV, tante serie e poi anche radio e teatro. Prima di tutto, con quale di questi media lei si trova più a suo agio? E poi come sceglie i lavori appunto da intraprendere? Con quale criterio? So in your career you have done several different things, so radio, cinema, TV shows, theater. Which is the media you feel more comfortable with, and how do you choose your words? Which criteria do you analyze? It's always the script. The script is the first thing as an actor you read. And then afterwards, who is directing, and then it's where is it happening, and who's the DP, but script first. I think when I started as an actor, we have a great theatre tradition in the UK, and I went to the Royal Academy of Dramatic Art, and when I began, I just thought I would do theatre, and then I started to do more and more film. In my first part, I think I always was more comfortable on theatre, because theatre is really, really demanding of actors, and sometimes I think I would encourage actors who do more, young actors who do primarily film, to try theatre, because it makes a different demand on you. It's very, very hard. The way you need to learn lines, the way you need to use yourself, your body on stage, is more complete, it's more demanding. The language is different. You have to use language in different sizes, space. It's a harder skill, I think, than film in many ways. Now, I have become a little lazy, I think, and I have children, and I think I prefer film because it's less demanding in some ways, and it pays you better. And it gives you more home life, and I can be with my family, my children, more easily. And so now, for the wrong reasons, I'm more comfortable on film because of my lifestyle. Sicuramente la prima cosa che analizzo quando prendo in carico un lavoro è la storia, ovviamente poi dopo il regista, dove è girato e tutti i dettagli che ci sono dietro un lavoro. In Inghilterra abbiamo una grande tradizione di teatro e io ho studiato all'Accademia di Teatro, quindi sicuramente il teatro è l'arte che preferisco maggiormente, perché richiede molto e ti fa imparare tanto, quindi io suggerisco comunque a tutti gli attori di iniziare col teatro per imparare comunque la postura, il modo di usare il linguaggio e il modo in cui impari ad essere attore, a recitare. Credo che il teatro richieda più abilità, più skills, cosa che comunque nel film non c'è molto, il film richiede di meno. In realtà negli ultimi anni sono diventato un po' pigro, quindi preferisco di più i film, proprio perché richiedono meno e riesco contemporaneamente a stare di più con la mia famiglia anche, quindi in questo periodo sto favorendo di più l'aspetto familiare. I enjoy the difference. They're different things, and it's, as an actor, it's nice to play different roles, and I enjoy the different things. But if I'm honest with you, the last time I was on stage, I got very scared. I got very scared, and I didn't enjoy the experience. So I need to get back on that horse. I need to get back on stage because, I fell off my horse.
In realtà mi piace molto la differenza che c'è tra il teatro e il film. Mi piace passare dal teatro al film, anche se devo essere onesto, vi devo confessare che l'ultima volta che sono stato a teatro sono stato un po' preoccupato, insomma mi ha messo un po' a paura, e questo mi ha fatto sentire che magari devo ritornare sul palco per poter di nuovo riprendere confidenza con il palco. Noi naturalmente lo ringraziamo per essersi raccontato, per averci tolto qualche curiosità, per aver risposto alle nostre domande in maniera molto semplice, molto vera, in maniera molto concreta, e noi siamo davvero onorati di averlo qui al Social World Film Festival. We really thank you for your contribute, for answering our question in such a spontaneous, real, authentic way, for revealing us part of yourself, and we really appreciate that. Okay. Well, I'd like to very much thank the festival for inviting me and also taking the time to put the film together and research and to research the questions. So there were good questions, but I feel very honored and grateful for you inviting me here. So thank you. E voglio davvero ringraziare voi per avermi invitato qui, anche per aver fatto il video così ben fatto, e le domande così ricercate sono state davvero delle belle domande, ed è stata davvero un'esperienza fantastica, quindi ci tengo davvero a ringraziarvi, è stato un onore per me essere qui. Thank Naturalmente you. Ringraziamo noi. Grazie mille. Adesso c'è la consegna del Golden Spike Award. Now we have a great award for you. Quindi chiamo l'assessora Annalisa Donnarumma, presentissima, si è data tantissimo da fare, si è spesa tantissimo per questa edizione, non ci lascia mai, ci è sempre accanto. And the award directly from the Chancellor of our Culture. La consegna del nostro Golden Spike Award naturalmente va a Young Lead per la sua straordinaria carriera. And this is an award for you for your career, amazing career, the Golden Spike for you. Thank you very, very much indeed. I feel very proud. Grazie davvero tante, sono molto orgoglioso. Thank you. Grazie mille. Thank you so much. Young Lead!